racconta come avvenne e quando la scoperta di quel sito, insomma, come che vi rendeste conto che eravate di fronte al più importante scavo archeologico? Io ero allora rientrato dalla guerra e avevo ripreso gli studi dell'università. E mi era piaciuta molto la materia dell'archeologia, anche perché in guerra erano ufficiali esploratori, dunque la curiosità di vedere. Bene, e andai a Cagliari, sono nativo di un piccolo paese, che si chiama Montiferro, però i soldi di casa non bastavano, volevo fare qualche lavoretto. Finalmente trovai un amico che mi disse, ehi, guarda che iniziano adesso gli scavi nel nuraghe di Barumini. Se vuoi, lui aveva amici alla regione, sì, ci vado volentieri, e andai volentieri. Di che anni stiamo parlando? Stiamo parlando dell'anno 51, fu offerto la direzione di una scuola privata, vicino ad Oristano, nome Arboretto, Terrello. Evidentemente dal sindaco del paese, evidentemente ce la poteva avere o con la soprintendenza o con il DIU, perché mi offrì una cifra enorme, 50.000 al mese come preside e 50.000 come insegnante. Evviva, io riposo a cos'è. I tempi degli anni 50. Non è rimasto in contatto con il professor Lilli? È questione di carattere. Gli uomini piccoli non mi sono mai piaciuti. Troppo egoista. Ecco, rispetto ai suoi scritti, lei è d'accordo? Non li ho letti perché penso che per lo più siano pensieri miei. Ho letto prima i primi scritti, prima di Barumini, scritti degli ministri di Roma. Poi gli anni 60, poi dopo la nascita di Antonietta, è nata nel 62 e io scavavo là a Roma, come vi ho detto, dove facevo parte di questo gruppo di allievi d'archeologia ed ero in procinto di partire con l'equipe italiana in Turchia e in Iran alla ricerca di antichità, eccetera. E quel periodo è nata Maria Antonietta. Se vado di là, chissà quanto tempo ci devo restare. E loro senza di me vivevano allora a Bologna. Cosa faranno? E ho detto no, mi dispiace, c'era lì prima la famiglia e gli affetti. E allora siamo rientrati a Cuglieri. A Cuglieri ho fatto l'insegnante della scuola mia. Corno ha piazzato il loro regno ed è stata l'unica zona di difesa contro l'invasione romana. E Tetti? Eh? E Tetti, dove c'era il più grande centro per la fabbricazione di statuette in metallo. Per lo più una zona di iglesia, perché i metalli sono di là. Il bronzo, il piombo. Ho notato un altro fenomeno interessante, spostamento di pietra da molte province lontane per costruire in un'altra che non c'entra assolutamente niente con quella zona. Chissà quanto sarà costato. Sì? Me ne immagino una... Questo è impressionante, sono quelle che trovo più ricche di dettagli, no? Le tombe di gigante, per esempio. Ho visto una Arsachena che è qualcosa di impressionante. Sì, perché è stato trovato un pezzo di trave all'interno del nuraghe di cui adesso si è perso traccia. Dov'era questo pezzo di legno? Era infilato in mezzo ai massi.
doveva servire forse per rialzare, per rimuovere i massi. E, ed era spezzato, insomma, risultava sì e no, mezzo palo. E l'occasione fu che di capirlo e di sfruttarlo, una visita di un archeologo a Torru Vilsen, se non ricordo male, o norvegese, o svedese, ma loro di canzone, che mi dice, sa quanto può servire un pezzo di legno? A che cosa può servire? A tablirne le tavole. Allora presi un operaio, gli ho detto che ci tagliare un bel pezzo. Ecco, ce l'ho portato. Ci rispose dopo qualche mese dicendolo, il legno all'età di 1280 anni avanti Cristo, no 1480 anni avanti Cristo, con errore però di qualche decennio, un più in più. E questa è la base della datazione. Quindi diciamo che la loggia nuragica di Barumini può essere datata intorno al 1480 avanti. Diciamo 1500. Negli scavi che lei ha effettuato, mi è sembrato mai di trovare, o comunque ha trovato mai delle ossa che fossero più grandi del normale, che insomma, rivelassero l'esistenza? Dei giganti, mai. Anche più grandi delle mie, mai. La prima cosa da fare è figurare. Per caso notò qualche vaso o qualche reperto che aveva una cosa che potesse chiamarsi scrittura? Scrittura mai. Segni sì, però non collegati a forme geometriche della lettera, per esempio. Segni sì, ma scrittura mai. Nuraghi tipo Barumini ce ne sono solo tre. Uno Oragiana, da cui derivano questi, un altro Ascano, Oracale, e un altro in territorio di Tritorri. Tritorri ce n'è, come lo usa e come altro, ma quadrati così non ce n'è altro. E si è sempre creduto che fossero lì le abitazioni. Quando effettuò gli scavi, com'era il sito? Era il sito. Il sito. Dunque potrei andare dentro e portarvi dei piedi. Immaginate una terra tutta fatta a strati. E nello strato superiore ci sono i segni, gli avanzi della vita moderna. Poi pian piano si scende, eccetera. Oh, guarda, guarda questi cuci, sono di tempo romano, tutti allo stesso livello. Allora, qualsiasi cosa si trovi in questo strato di tempo romano. Quindi ancora, poi trovo, ah, questi sono cuci nuragici, questo è una punta di freccia, e così pian piano, evitando di danneggiare le costruzioni, ci conservare, ci finisce per...